bentrovato. Oggi siamo qua con Gigi Toccata, eccolo qua. Saluti al nostro pubblico, sono milioni di persone che si collegheranno per questa cosa. E allora, con Gigetto non possiamo far altro che parlare di musica, mi sa. E, anzi, facciamo una cosa, parliamo di Gigetto. Va bene. Cioè, quello che interessa a me è sempre da dove nasce la passione, perché anche se tu hai solo 25 anni... Anche se... Non va bene neanche dire per gamba, beh, perché sono di più. Esatto, comunque, anche se tu hai comunque per gamba, pochi anni, da un po' che sì, suoni, sì, no? Sì. E quindi a me interessa capire cosa porta una persona che arriva a più di 25 anni a continuare a suonare. Questo da dove nasce, perché sì, io voglio scoprirlo prima di, anche di, io vorrei scoprirlo, di morire, scoprirlo. Anche me lo son chiesto, ma alla fine chi te lo fa fare? Perché comunque hai la sensibilità di guadagno praticamente nulla. Le spese, sì, ogni volta che cambi le corde ti sei bruciato la sera. E quindi niente. Da dove nasce, non so, sin da piccolino ho sempre avuto questo trip allucinante della chitarra, del suonare, della batteria, della musica, soprattutto della musica rock, quando sentivo chitarre elettriche un po' in evidenza così subito, e quindi niente, non so dove venga, anche perché in famiglia non abbiamo altri musicisti, nonno medico, quindi babbo di... lavoratore dell'Enel, quindi niente, non si sa. È questa roba che mi è entrata, sarà che da piccolino abitando in un villaggio, quindi nelle giornate di brutto tempo eccetera, passavo un sacco di tempo a sentirmi dischi, e babbo e mamma avevano vari 45 della loro epoca, che insomma, anni rock, stessi, beh sì, perché sì, soprattutto rock, perché ascoltavo molto questo Gianni Morandi, rock dell'epoca, sì, insomma, certo, Gianni Morandi, Celentano, c'è quella roba lì, e quindi ascoltavo queste cose, sì, che poi piano piano programmi televisivi eccetera, però questa cosa l'ho sempre avuta, insomma, e me la porto dietro, e col tempo è peggiorata. Quindi ti affascinava, cioè ti... Era questa roba di suonare, che soprattutto i complessi, come si chiamavano all'epoca, che mi piacevano di brutto, e vedevi questi cappelloni, che anni io sono del 63, quindi già dai fine anni 60, per tutti i 70, poi fine 77 col punk lì proprio. Beh, il punk l'hai abbracciato in pieno e a Sassari, si può dire che l'hai portato tu insieme ai tuoi amici, no? Con i miei compari, insomma, sì, eravamo e ci vedevamo a carnevale. Ah, ma voi siete dei punk veri, no? Siamo dei punk di plastica, secondo me. Allora, perché un sacco di gente si mascherava da punk. Bravo, e già... Io ho una foto di mio fratello che qui ha suonato punk, stava con i Five for Nine in basso, tra l'altro, sì. Andrea. E da piccolo, tipo 8 anni, lui era vestito da punk. Sì, se ci pensi, cioè, questa mia carnevale, no, ti parli il chino per i punk. Cioè. Abbiamo rischiato di dire questa cosa. Ma poi alla fine la prendeva a ridere, cioè, voi siete dei punk veri. E poi il punk era pasticciarsi una maglietta, il punk sì, nella maglietta, la spilla finta qui, e poi niente, cose che capiteggiano. E poi cosa mi chiedi? Ti voglio chiedere, allora, saltiamo la tua infanzia, cioè io sono un po' tutto di Gigetto perché ho scritto un articolo su una rivista e quindi mi sono potuto raccontare tutta la sua infanzia. Mi sa che la saltiamo a pian pari, sì, tranne una cosa. Raccontaci di quando hai fatto il lungo, il corto, il pacioccone, che è quello il tuo esordio. La roba lì è fantastica perché risale alla prima comunione, era 2 giugno 72, se mi pare fosse il 2 giugno 72. Noi abitavamo in questo villaggio dell'Enel, praticamente tra Villa Grande e Tortolino, sono di Astrino, sono sassarese di adozione. E comunque non c'era il parroco fisso, all'epoca veniva il parroco da Bari Sardo con la sua 500, a parte che questo era un pazzo guida, perché anche lì a Bari Sardo lui aveva organizzato delle cose incredibili, vabbè. Quindi si mette in testa che per la
per la comunione che facevano appunto di crepa a tutti i bambini, no, doveva fare numero uno la messa a beat e nonché fare questo festival dei ragazzi che facevano la comunione e tutti avremmo cantato un pezzo. E quindi lui veniva il mercoledì sera, ci mettevamo sotto la quercia a fianco alla chiesa, lui suonava la fisarmonica e provavamo i pezzi. Che poi il giorno della festa... Usavate le basi però poi? No, perché alla festa... Basi? La festa lui venne con una band che era una tastiera, una chitarra elettrica e una batteria e fecero la messa a beat. Io vedo questa roba, cioè con le canzoni di chiesa suonate con la chitarra elettrica. Che mi faccio prete e poi meno male. Ma quando è diventata tipo Barletta? Sì, no, Barletta c'è anche il disco, la Sabiti c'è pure. E quindi niente, la mattina la messa beat cosiddetta col gruppo e la sera il festival con le canzoni che noi col gruppo non avevamo mai provato, però noi le avevamo provate con la fisarmonica, lui le provava con la fisarmonica. E lui faceva parte della no, lui non ha suonato la sera, poi non ha fatto suonare la band e io facevo il lungo facevo è finissimo. E quindi quello è il tuo esordio. Sì, assoluto. Poi saltiamo al punk, cioè poi da lì ti sei trasferito a Sassari dopo mille... Dopo, sì, un po' di anni, 77 l'anno proprio, e da lì... E qua Sassari che punk c'era? No. Che suonavano? No, che suonavano no. Lì, quando ho conosciuto il mio futuro cognato, praticamente lui già suonava, gli piacevano MC5, Stooges, suonava con... Che comunque possiamo dire proto-punk, no? Sì, come sì, beh, alla fine sì. Sì. Comunque lui è un cultore musicale, Fabrizio Cherubini, tra l'altro, quello, il batterista che accompagna Stefano Cossiga, il batterista di Seven Miles, comunque ho suonato per decenni. Quando ci siamo conosciuti, niente, cominciamo a parlare di musica, così il fatto sa mi porta a casa sua e mette in mano questo basso ecco semiacustico e già tu suoni il basso con noi, ma io non so suonare, so suonare la chitarra, ma no, e se sei suonare la chitarra? È uguale, è più facile. E lì iniziamo a fare pezzi di appunto MC5, Stooges, cos'è che facevamo? Mi ricordo che si fa Stooges e poi da lì poi questo chitarrista che cioè, alla fine non facevo mai un vero gruppo, forse l'Escooter l'ho fatto più tardi, no, l'ho fatto più tardi però l'Escooter. Da lì dopo il chitarrista con cui suonavo però era un po' Kabimaku e fatto sa che poi nel 79 avevamo fondato i Dib, che era un trio che se lo scrivi sì, ha una forma, era, soprattutto era, simbolo fa, era per quello ti che censura, comunque è una parola vera, è un ossicino della gamba della pecora, del Dib. E noi ci siamo pensati questa cosa che era un simbolo fallico, praticamente quei potenti su questo. E facciamo il primo concerto fine febbraio 80. E credo di potermi fantare di essere il primo ad aver suonato punk rock dal vivo a Sassari perché facevamo a parte. Non lo so. In Sardegna non lo so. E fatto sta che avevo fatto dei pezzi a parte uno dei Rolling Stones, però avevo fatto pezzi dei Jam Ramones, due dei Ramones, poi non mi ricordo. Forse un pezzo nostro, no, ma ancora non l'avevamo composto. Comunque, soprattutto Gem e Ramones, mi ricordo di sicuro, avevamo suonato poi 5-6 pezzi in apertura alla... teatro? No, l'Aula Magna del Campoleno, in apertura del concerto dei Quasa, che erano uno dei gruppi cittadini che andava per la maggiore insieme a chi c'era all'epoca, Tetraedro, Quasa... Però non facevano... No, facevano rock, assolutamente... Sì, beh, facevano rock, però questo Beatles... Niente, che si è sapere. FM, no, zero, punk rock, anzi, eravamo visti proprio... Vero, perché... Ma non sapete suonare? Oh, andiamo a tempo, siamo accordati, sappiamo suonare. qualcosa facendo. E quindi, niente, facciamo questa cosa qui, e poi da lì, niente, è partito tutto, dopo i libri che siamo durati un po' di anni, che tra l'altro il secondo anno sono con noi Alessandro Zolo, al basso, che suonava punk rock,
che sono le dita era praticamente diciamo agli esordi, quindi era esordito con noi, io ero passato a fare il cantante solista e niente, poi da lì dopo i DIB sono venuti subito dopo i DIB e mi sa PSA. PSA, insomma, io ti dico come ho conosciuto i PSA, ma li ho conosciuti molto tardi, sono stato tipo 93-94. Sì, già sciolti da 10 sì, anni. Sì, già sciolti. Bugia, era il 95, perché avevo iniziato io quando ho iniziato con Lucchezza, il mio gruppo, sì, che per me era punk, ma in realtà per noi era punk perché non conoscevamo niente. E quindi io ho preso un pedalino di distorsione, quindi suonavamo gli amici, che poi sono più o meno quelli del tuo pezzo, cioè, si vede anche che continuano a fare punk praticamente sempre. E niente, incontrai questo ragazzo che con questa cassettina, che era il vostro demo, dice: ma voi fate punk? E io, sì, mi sembra che siamo punk. E quindi allora dovete conoscere il PSA. Quindi mi passo la cassettina, che probabilmente era già sdoppiata. Sì, sicuramente. E quindi io, insomma, l'ho ascoltato e mi ricordo ancora sempre la canzone che mi rimase impressa era Morte e distruzione. Con l'ingresso del reggae, molto bello. E poi c'era la parte in italiano e la parte in inglese. Sì. Che poi si scriveva sulle cassette, forse non c'era scritto. Che adesso cioè, da sempre c'era scritto vietata la duplicazione, invece lì si scriveva sempre duplicate e diffondete, cioè fanno a girare, sì. E poi lui mi racconto di questa cosa di come si chiama Yellow Biafra, sì, che dice: ma guarda che di questi ha scritto, e io in una intervista su Maximum Rock and Roll, che era il Vangelo del punk dell'epoca, un'intervista a Yellow Biafra, gli venne chiesto il tuo gruppo italiano sui gruppi italiani, così, e nominò noi e gli altri, non mi ricordo, forse i Wretched, non mi ricordo, ecco, mi ricordo che nominò noi e molti, non è questa cosa, una balla, invece da un paio d'anni fa ho fatto sapere di ricerca, ho detto: cazzo, ma chi è che c'ha questa roba? Aveva riportato la notizia anche come la rossa rotta tipo la teste volte quella di Comodi, Steve Rottame, sì. No, però era bellissimo perché c'era questo giro. Ma come gli era arrivata la cassetta? Ma perché aveva girato, conta che quella cassetta lì noi ne abbiamo venduto poco meno di 4.000, tra le 3.000 e le 4.000, sono 3.500 cassette. In America, oppure lui no, in America le abbiamo mandate, forse l'avevamo mandata noi all'etichetta, alla Alternative Tentacles, o Tentacles, non so, Tentacles Alternativi, che era la sua. Quindi magari gli è piaciuto, anche perché il progetto grafico era una figata, prima con Dani Rossini, che era un chitarrista, artista che su... Dani cioè, l'ho conosciuto da poco. Dal punto di vista grafico... l'ho conosciuto da poco perché sono andato a vedere la sua mostra performance, perché con Claudio Maniga, che è il chitarrista che mi sta accompagnando, sì, a questo, sì. Claudio fa anche musica elettronica, fa la musica elettronica tipo Cosmic Music, sì. Una cosa che non c'entra niente, ieri alla festa della... e ieri c'era Claudio, sì, c'era Claudio. Sì, sì. E una mia amica che abita nel suo stesso palazzo, ragazzo, lui suona musica elettronica. No, ok, io so che no, perché devo scoprire dove arriva questa musica elettronica. E lui un giorno quello qua, guarda, mi sembra strano. È lui, che fra l'altro sarà anche lui intervistato, scoperto, è Claudio, E tra l'altro ho conosciuto Danilo perché hanno fatto una mostra fighissima, proprio una performance dove dei dipinti di Danilo venivano sonorizzati da Claudio con questa musica elettronica, è una figata. E se lo rifanno ti avviso. Sì. Al comando, tra l'altro. Sì, è una bella. Noi ci siamo facendo cazzo. Sì, no, ma è bella, ma questo programma è così.
così. Intanto faccio una sigaretta. Fai una sigaretta, io che fumo un po' di birra, se c'ho l'asciuttone, come si dice. E quindi poi una cosa che ricordate. Ah, dei PSA, come sono andati i PSA? No, vabbè, la cosa ridicola è che... Perché è ridicola? No, vabbè, perché come avevo conosciuto, i PSA sono nati da me, Geppi e Luigi, che poi tra l'altro sono gli attuali batterista e... Luigi Palomba, batterista, e Geppi Sanna, cantante, che era cantante dei PSA. Cioè un giorno in Piazza d'Italia passo e vedo questi due vestiti non proprio secondo i canoni correnti, con dei dischi sotto braccio. Mi avvicino, aveva It's Alive del Ramones sotto mano. Cioè, mi sono avvicinato e ho detto: scusa, ma tu ascolti questa roba? Sì, perché li conosci? Li conosco. Sono lì, sempre finire a casa, c'ho degli altri dischi. Come? Arriviamo lì, Damned, perché cosa c'è? Sex Pistols ce l'avevo io. Ramos comunque ne aveva tipo due o tre. E niente, quindi da lì andiamo a suonare. E avevamo iniziato, il nucleo iniziale eravamo io alla chitarra, che mi facevo prestare da un attuale noto stimato avvocato. Una imitazione di Les Paul, Luigi alla batteria da sempre e Geppi che cantava, quindi non avevamo bassista. E lì nacque tra l'altro Contro il Sistema, che era questo pezzo, diciamo, butto giù questi accordi, viene fuori questo pezzo, che poi abbiamo ripreso qui con gli Stranes anche. Con gli Stranes, anche con gli Stranes, che si chiamava Spirito Libero. E poi ho fatto sta canzone, poi ho detto, sì, però se vanno a fare la band, dobbiamo il chitarrismo vero e bassista. Anche perché io volevo suonare il basso, già sono con il basso, però volevo suonare il basso perché la chitarra era, non negato, però troppe corde poi sottili, viene male. Quindi niente, lì conosciamo Danilo, che pare che suonasse, e quindi abbiamo avvicinato, che lo vedevamo vestito un po' così, detto, scusa, ma tu, ah sì sì, e quindi e da lì siamo partiti. Ma per il look, come dire? E lì ti dovevi arrangiare. Ma cosa fai? Ti inventi punk? Cioè, avete preso dalla TV, diciamo, da qualche arriva dei dischi, eccetera, e dici, ok, vogliamo fare questo. Quindi c'è la fine di realtà, punk autoctono, cioè nel senso... Sì, perché poi comunque anche la cosa del look era un po'... anche che sono il Raw Power anni 80, sì. Che loro praticamente in Europa sono quelli che hanno lanciato lo stile Bermuda Amphibia, roba così, perché infatti mi raccontava con dei lupi che pegavano, per esempio, Surf Punk, la roba tipo, sì, perché dicevano che andavamo a suonare in Germania, eravamo tutti trasattissimi, creste, chiodi, borchie, quindi arrivavamo lì in maglietta, Bermuda Amphibia. E ci chiediamo per pace, ma scusa, neanche anfibi poi, perché usavano molto le tipo All Star, le sneakers. quindi ci guardavano pure male. Poi suonavamo, questo rimaneva lì, dice, oh cazzo. Cioè, la prima volta ci hanno quasi picchiato all'inizio, poi ci hanno idolatrato. La volta dopo che siamo andati a suonare in Germania, già hanno visto, cioè vedevamo già della gente con un look simile, quindi questa roba qui aveva preso piede, e secondo me sono stati tra gli iniziatori loro. Tra l'altro sono quelli grazie ai quali io sono riuscito a convincere Geppi a venire a cantare con noi, con Rusty Punks, perché Hero Power, sì, perché quando suonarono qui al The Orb, io volevo che Geppi venisse a cantare con noi, perché comunque saremmo stati tre quarti di PSA. Quindi da poco, diceva, relativamente 2019 o 18-19, quindi anche sono già sono venuti qua, cioè, sono venuti qua, Pietrone del De Orma ha chiesto se volevamo fare l'apertura, ha detto sì sì, io già Geppi l'avevo assillato per venire prima a provare, facciamo punk rock, un giorno l'ho chiamato, era capitato, tra l'altro avevamo fatto una roba in largo Itiri e facevamo dei pezzi di PSA noi comunque prima, e lui era lì a un certo punto abbiamo fatto Bandiere Nere e lui è salito, si è messo a cantare, e a te prima o poi già ti incanta,
ce la puoi fare. A me viene voglia di salire sul palco se vengo a sentire te. Figurati se vengo a sentire te che fai un pezzo che canta lui. Sì, cioè, impazzito, salito se l'hai cantato. E fate sai che quando ci ha chiamato Pietrone per aprire, per l'apertura, ero paura, io ho chiamato Geppi e dico, dai Geppi, ci avevamo una serata al The Orbe. No, si suona tardissimo, no, non è un problema. Ho detto, ascolta, guarda che dobbiamo aprire per il Raw Power. Che era uno dei suoi gruppi preferiti, tra l'altro. E che aveva conosciuto? Il Raw Power quale? No, beh, li abbiamo conosciuti lì. Ah, ok. Il Raw Power quale? Quanti ne conosci? Uno. Uno, quelli sono. E quindi, vabbè, però così non vale. Mi ricordo che mi dice, così non vale. Devi sarà proprio, proviamo. E lì alla fine si è trippato, tipo, in due mesi avevamo fatto 25 pezzi. Una cosa che GP è un po' talebano, di quelli. Sì, no, sì, questo pezzo dura 2 minuti e 35 è troppo. Cioè, il tempo di fare. Quindi, infatti, non sono proprio a pancanzi anni quel pezzo. È più sull'hardcore. Sì, no, vabbè, noi siamo più hardcore. Effettivamente, esatto. Io in effetti sono più attaccato al punk, quello più classico, fine anni 70, diciamo. Non disdegno l'hardcore. Sì, mi piace molto, l'approccio è più hardcore. Sì, sì, no, come Rusty Punks siamo proprio un gruppo hardcore, anche i pezzi sono tutti in due quarti, sparatissimi, durante un minuto e mezzo, due, che è anche un delirio, perché bene o male gli accordi sono sette, quando fai 30 pezzi di un minuto e mezzo, gli accordi quelli sono, quindi ricordarseli è un po' un disastro, insomma, quindi niente. Bella roba. Senti, parliamo invece di un'altra cosa. Che da poco io ho visto per due volte un tuo live dove ad un certo punto ti sei messo a ripercorrere tutta la tua storia. Sì, questa cosa qui è nata in acustico, sì, è nata praticamente dopo il malessere del nostro chitarrista, che baciamo e salutiamo, che il Mossa, ti vogliamo vedere sul palco. Che è massimo. Vicissitudine incredibile, vabbè, quindi non ancora siamo un anno praticamente che non suoniamo, e io era da tempo che avevo questa voglia di fare una roba in cui mi raccontavo praticamente, e quindi sì, c'è questo live che tu hai visto già due volte, dove io praticamente racconto la mia vita musicale e non solo, diciamo che racconto la mia vita attraverso i pezzi che mi hanno influenzato, e quindi iniziamo da, come dicevamo prima, il lungo, il corto, il paccione, e il pagliaio. Ti chiederò di registrarla, perché veramente bisogna pagare i diritti. Ti parlo tutto io, voglio sentire registrato. È un pezzo. Quindi poi faccio Yes and the Delirium, che era stato un pezzo, mi ricordo, a Sanremo, che forse è un'edizione presentata a Mike Bongiorno. Cioè, sai che mi è stupito? A me questo tuo live, di cui mi avevi già anticipato, sì, quando ti avevo intervistato, sì, per il giornale, sì, mi ha stupito molto, perché praticamente io mi aspettavo tutti i pezzi punk, fondamentalmente. Sì, ma no, anche perché ti racconto tutta la crescita. Cioè, Yes è una canzone hippie, possiamo dire. Sì, hippie, assolutamente. Hippie, ma nel 72 il punk non c'era. Io nel 72 avevo 9 anni, però, che, poi è sette, che poi è Sanremo 71, se non sbaglio. Però non la disdegni, cioè, mica ti vergogna a fare lui. Beh, anche io, dopo Yesel, poi faccio pezzi di vetro di Francesco De Gregori, dei miei amori preadolescenziali, diciamo. De Gregori mi piaceva da matto, perché aveva questi testi e poi che non capivo cosa volesse dire, quindi ti facevi tu le tue segmentali, cioè sicuramente vuol dire questo, perché era proprio astruso. Quindi sì, no, a Buffalo Bill, De Gregori, tutta la vita proprio mi piaceva da matti. Poi da lì c'era... No, dopo era successa questa roba che dico anche durante i live, questo mio zio che venne a Villa Grande, io abitavo a Villa Grande, nel villaggetto che ero spostato a Villa Grande, e un giorno venne questo mio zio, stiamo parlando forse del 74-75, con tre LP, ed erano un live delle Orme, un LP di Creedas e Barn dei Deep Purple, e nell'ordine ascoltai prima i Creedas, no, prima i Creedas, Creedas, ah, caruccia questa robina,
sì, questo rocchetto. Io già sentivo fisso tutte le sere, mi non sentivo... Era progressive, no, progress, strano, bellissimo, in trio, bello. Mi è piaciuto molto anche quelli, però la botta, cioè metto su Barn, sento questa roba. Cos'è questa roba qui? Cioè, stranissimo, perché poi con queste influenze, alla fine di musica classica, diciamo, perché c'è questi... che sono l'assolo di tastiere di Barnard, praticamente musica classica, quindi comunque c'ho questi soli di tastiera stranissimi, però con sotto questa gente che pompava, i giri di basso Rickenbacker, no aspetta, cos'è questa cosa? E da lì è impazzito, che comunque già io cercavo di sentirmi tutti i programmi musicali, vabbè c'era la Imparelli, gli Luttazzi, che era se non sbaglio il martedì e in replica il venerdì, non mi ricordo. C'era uno che era tanto anche la Rocchio Vecchio, qualcosa del genere, no? Può quello non so, io sentivo Super Sonic con Gigi Marziali, che dopo anni, che c'ha la sigla fantastica, chissà che pezzo è questo, dopo anni scopro che era inagata la vita dei Iron Butterfly, in FM, Radio 2, tutte le sere alle 8, Gigi Marziali presenta Super Sonic. Tutte le sere? Sì, mi pare che fosse tutte le sere. Tutti i giorni in radio, ah, radio 2, fantastico, bello. E lì sentivi delle cose stranissime. E poi c'era, che appunto te l'avevo detto anche nell'intervista per il giornale, Adesso Musica, fantastico. No, Adesso Musica, no. Quello che Vanna Brosio è... Ah, sì, il programma che era durato fino al 71, se non sbaglio, quindi ho piccolino, no, uno di più, forse 75-76 anche. E me lo guardavo sempre e lì vidi David Bowie, Alice Cooper, ho visto Alice Cooper, ho detto questo è come serpente. No, questo è un amico. E infatti a Nuoro, a Lupi, un giorno mi comprai il Love It to Death, bellissimo, anche quello, uno dei dischi. Fai un pezzo. Sì, fai un pezzo. In acustico no, lo facevamo con i Rusty Punks all'inizio, sì. Quando cantavo io, sì. In acustico ho provato e ho scoperto che in acustico non riesco a cantarlo, è troppo alto. In elettrico sì, perché urlo, quindi va bene. In acustico non ce la faccio, è un po' meno del l'ho eliminato. Poi una piccola carrellata su... perché tu non hai suonato solo punk? Perché se no. Non mai, se anche se te miglia... Sì, no, non era un punk, era rock classico, rock melodico. Indie rock adesso, non esiste la terra, tipo, sì, sì, facevano con praticamente quasi tutti i pezzi, soprattutto... Ma esistono ancora? Perché ogni tanto... No, ogni tanto proviamo, però... Forse sì. Dato, l'ultima riunione forse 2020. Vediamo, dunque, 2020 c'era il Covid, forse 19 avevamo fatto una riunione, anche non mi ricordo perché, dunque, un compleanno di mia moglie abbiamo suonato al Quad, che ringraziamo perché ci sta ospitando, perché siamo al Quad. anche l'intervista di Moro Cossiga, che a questo punto avrete già visto, certo. Che l'ho fatta prima della tua, e insomma qua sì, no, questo momento ci facevamo, eravamo iniziati come una specie di gruppo New Wave, diciamo, che era un po' una continuazione dei Weltanschauung, che era un gruppo di Stefano. E nella prima formazione c'era anche G.B. Chessa, che poi è andato via, che era grande compositore, che gli faceva dei pezzi un po' astrusi, cioè un po' complicate, e niente. E, poi dire, quando andò via GB, alla fine componeva sempre Stefano, anche perché mi stava benissimo che componeva come fa lui, anche perché compone delle robe incredibili, anche l'ultimo disco. Non ho sentito l'ultimo disco, non sono riuscito a... Bello. Ma il singolo è finissimo. È finissimo anche il video. Sì. Sul video avrei delle cose da dire, ma sì, non è. Sì. No, nel senso che non capisco il collegamento tra il video e la canzone. No, ma è molto concettuale. Non lo so. Sei troppo pallido. No, parlerò con Salvatore Macca e me lo farò spiegare. A quel punto magari dirò: è una figata, perché quella si dice. Al momento, cioè, vedendo quel video senza la musica, ti fai tutto un film. Esatto. E invece poi senti la canzone e dici: ma non c'entra una bega. E invece magari c'entra. Quindi a me piace invece questa. Io sono
adesso, no. Sono troppo punk per entrare in queste robe qua, quindi no, lo so, me lo farò spiegare direttamente. Io mi faccio la mia storia, no, però cioè, magari non vuol dire quello, no, però no, mi piace, mi piace molto. No, no, bello. Perché secondo me il regista ha la sua idea del pezzo, no? Che poi magari tu dici, ok, ma forse non è quello. Sì, poi infatti più da vedere cosa ha pensato lui adesso, infatti... Toccherà intervistare sia Stefano, perché no, saremo tutti sì. Per capire. No, infatti, perché poi Stefano, secondo me, è uno degli autori, dei cantautori sì. Che stasera di più sottovalutati, nel senso che ha dei pezzi inarrivabili. Secondo me Stefano, adesso lo dico qua, secondo me Stefano non si promuove abbastanza. Sì, dovrebbe avere qualcuno lo spinge, anche perché lui non è molto... che non è una cosa che né che gli piace, non si sa vendere, diciamo, è un suo limite. Non, però cioè, la sua musica è una gran qualità, no, sia quella con perché io avevo visto il video che avete postato in sala con Cherubini, con lui, che era forse per la reunion che avete fatto sì, con è vero, poi l'ultima reunion l'aveva fatta luglio 2021 per il concerto ecco, di Gavinuccio, ecco, sì, quella è stata l'ultima. Sì, sì, beh, sì, diciamo, Stefano ha scritto delle robe sì, e sta continuando a scrivere robe. Alcuni pezzi che adesso qui te lo dico, se alcuni non mi piacciono, però... A me non piacciono quei pezzi miei. Però ha scritto delle robine mica da ridere, sì, sì, sì. E niente, e quindi chiudiamo qui, dai che dai, siamo arrivati a 31 minuti e 31. Quindi possiamo allora, andiamo a fumare due cose che chiedo a tutti: consigli per i più giovani, per me. Non so, io l'unico consiglio che vi posso dare non so, accettate i consigli. Questo è un consiglio, ma questo è un bel consiglio, perché molto spesso, soprattutto sì, quando sei giovane, naturalmente vanno filtrati, cioè accettate i consigli, accettate le critiche, che so, a me piace moltissimo quando dopo che suono viene uno, non mi interessa che mi dica era una figata, lo so che era una figata, voglio sapere quali erano le cagate, cioè perché magari tu sei, fai una roba e questa cosa è una figata, poi qualcuno ti dice il getto quella roba non la fa. Però secondo me con la tua esperienza te ne rendi conto anche la scienza. Ma non lo so, perché comunque molte volte quando sei da questa parte tu fai la roba e secondo te è una figata, invece poi magari l'ascoltatore medio, diciamo l'uomo della strada cosiddetto, magari non gli arriva come ma sì, da cosa gli vorresti, poi sì, vabbè, ok, adesso faccio l'esperto, magari io con la mia esperienza riesco a filtrare eccetera, però tipo ci è successo una volta, ma sono andato a Usini e c'ho questo gruppetto di ragazzini bellissimi, mi fanno una tenerezza perché ormai cioè, hanno l'età di mia figlia e questi che suonavano belli con dei ragazzine che suonavano eccetera, e a questo punto facendo dei pezzi, tra l'altro dei pezzi loro, e hanno preso un paio di morsi clamorosi che io me ne sono accorto perché comunque non li stavo ascoltando, ma e loro che facevano degli errori così, ma neanche delle robe che io magari come musicista ho sgamato, ma il 90% della gente che era lì a ascoltare non se ne è accorto. E io mi ricordo che il chitarrista faceva un giocuto prima di questo morso e fa questa faccia così. E alla fine gli ho detto se tu sgarri soprattutto su un pezzo tuo, sorridi, fretta, la gente non lo sa che hai sgarrato, può essere una tua invenzione artistica, ah senti che bella dissonanza. Quando una volta sono caduto sul palco, figura de merda clamorosa in ingresso e c'è questa ragazza a fianco a un'altra, dice perché dunque era la presentazione del CD di Lux all'epoca, il pezzo si chiamava era qualcosa che aveva a che fare con l'instabilità, si chiamava che non me lo ricordo, io sono entrato e sono ubriaco, sono strampato clamorosamente e questa ragazza che artista di getto, pensa, fanno questo pezzo, non si chiamava instabilità, si chiamava non me lo ricorderò mai, pensa, fa questo pezzo che c'ho questo titolo che aveva a che fare con instabilità e fa finta di cadere, e questo si gira e ti ha detto secondo me è caduto davvero, quindi per questo numero però hai ragione, quando si sbaglia non devi mai fare soprattutto quando fai pezzi tuoi, poi sì, se è roba tua, ma comunque cioè se c'hai un pezzo in classifica io all'ultimo live che qua con i pezzi miei
un testo, non me lo ricordavo, non sono riuscito a leggerlo, ce l'avevo anche scritto, non sono riuscito a leggerlo e me ne sono inventato la metà, non si è accorto nessuno, ed era figo lo stesso. Sì. Anzi, più figo, adesso mi ascolto la registrazione, poi questa volta lo cambio adesso. Quindi il consiglio è... Accettate i consigli e comunque non fate le facce strane. Non fate le facce strane. Se sbagliate sul palco. E poi soprattutto ascoltate punk rock, hardcore punk. Ma ascoltate tutto, cioè ascoltate tutto. Secondo me dovete essere curiosi. E ascoltate anche le realtà locali, perché... Cioè... Sì. Io soprattutto tipo ultimamente ho preso una cota artistica clamorosa per Sidra. Brava, e infatti su... nel prossimo live inserirò un pezzo suo, glielo coverizzo, ho chiesto il permesso, me l'ha dato, e le coverizzerò un pezzo e spero che non venga a sentire perché se ne vergognerà, però no, sì, ho preso una cota artistica per ma intanto vengo io ti registro beh, allora io sì, direi di finire con Brindisi. Ciao, alla prossima da Gigetto Carta e Maurizio Casio.